Ciao a tutti, sono Mirko Landoni, secondo corno dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. Visto che molti altri colleghi hanno già dato un grande contributo esemplificando i loro esercizi giornalieri o spiegando l'importanza dei principi di base come il canto, la respirazione o la vibrazione corretti, ho pensato che avrei potuto affrontare argomenti diversi che vanno ad integrare le loro informazioni. Argomenti che secondo me, ma non solo, secondo psicologi della performance e dello sport, sono fondamentali per lo studio e per l'esecuzione musicale. Vi parlerò allora di quattro concetti: l'immaginazione, il canto, l'efficienza e la concentrazione. Avete mai avuto la sensazione di avere un esecutore immaginario che suona a livello altissimo nella vostra testa? Se sì, siamo a buon punto, se no, ascoltatemi con maggior attenzione. Ebbene, è scientificamente provato che per produrre dei suoni o dei movimenti fisici, il nostro cervello deve essere in grado di immaginarli. Sicuramente avrete sentito parlare di esercizi di visualizzazione. Ad esempio, provate a sedervi al centro della stanza. Con gli occhi chiusi, immaginate di essere davanti a una commissione che è pronta per giudicarvi nella finale di un concorso al quale tenete molto. Ora immaginate di sbagliare l'inizio del solo più importante. Sta già salendo l'ansia, vero? È a questo che servono gli esercizi di visualizzazione: ad imparare a gestire le proprie reazioni emotive e fisiche nella vostra immaginazione. È stato provato che la mente sia in grado di immedesimarsi con fedeltà estrema nelle situazioni immaginate e che sviscerare certi argomenti nella propria testa equivalga all'affrontarli nella realtà. Quindi pensate che arma gratuita avete per esercitare i vostri nervi. Applichiamo ora questo ragionamento alla produzione del suono. Abbiamo detto che se non siamo in grado di gestire una situazione ricreandola nella nostra testa, è molto probabile che non la sapremo affrontare nemmeno nella realtà. Allo stesso modo, se non siamo in grado di immaginare un suono della massima qualità nella nostra testa, molto probabilmente non lo sapremo fare col nostro strumento. Questo vale per ogni strumento, ma a maggior ragione per gli ottoni, dove la produzione del suono è estremamente fisica, legata alla bocca e all'aria, come nel canto. Bene, sono finalmente giunto alla parola che volevo chiarire per tutti. Si parla molto spesso, ovviamente, di cantare, e lo si fa per due ragioni principali. La prima, fisica, è che se si canta liberamente, senza costrizioni, ad una dinamica naturale e comoda, la gola resta aperta e questo insegna al corpo una cosa corretta anche per il suonare. La seconda è che cantando si è costretti ad immaginare le altezze, cosa che per i nostri strumenti è fondamentale. Ma la cosa in realtà va molto più nel profondo di così. Pensate fino a che livello di definizione si può arrivare a concepire un suono nella mente. Le sue sfumature, il colore, la pienezza del timbro, un suono così risonante che vi trema il cranio. Con il canto mentale, nella vostra immaginazione potete allenarvi a sentire un suono sempre di qualità più alta e con dettagli come la connessione tra una nota e l'altra o come la distribuzione di una frase musicale. In realtà così non lo starete solo sentendo, lo starete concependo. Questa è la chiave per ottenere il più bel suono che possiate desiderare. Però voi mi direte: ma io non ho idea di che suono concepire. E qui sta il secondo segreto, evidente quasi come l'ineluttabilità della morte. Se volete fare musica eccellente, dovete anche ascoltare musica eccellente. Se non l'avete fatto a casa e da piccoli, non preoccupatevi. L'educazione del vostro orecchio e della vostra immaginazione è fattibile, per tutti. Scegliete le registrazioni dei migliori musicisti del mondo, di tutti gli strumenti che vi piacciono, e ascoltatele con la massima attenzione. Interiorizzatele. Sostanzialmente, sviluppate profondamente il vostro senso critico. Solo così potrete essere padroni delle vostre scelte. Un altro concetto di cui si sente spesso parlare, non proprio con cognizione di causa, è l'efficienza. Cosa vuol dire efficienza in parole povere? Minima spesa, massima resa. Facile, no? Ma sempre per rimanere sulle parole povere e sentite un milione di volte, un cornista efficiente non è un cornista che non scrocca. Un cornista efficiente è uno che ottiene risultati eccellenti con lo sforzo minimo richiesto. E qui nasce il primo chiarimento fondamentale. Questo non vuol dire che il cornista efficiente non farà uno sforzo, ma che farà esattamente la quantità di sforzo richiesta per quell'azione in quel momento, né di più né di meno. Ora, un esempio chiarissimo sta nella respirazione piena. Quante volte vi han detto prendi più aria che puoi? Ma quante volte vi han detto occhio che prendendo tutta l'aria che puoi stai creando delle tensioni nel tuo corpo? Rischi di farti male da solo. Ma allora devo respirare di meno? None!
bisogna allenare quotidianamente i nostri muscoletti intercostali affinché siano strecciati e flessibili e consentano ai nostri polmoni di espandersi liberamente, senza creare tensioni, quindi con lo sforzo minimo richiesto. Ovviamente il concetto di efficienza è un assoluto, vale qualsiasi attività umana, che sia musicale, sportiva o altro. Fateci caso, tutti i migliori in una disciplina sembra che non facciano nessuna fatica nel farla, giusto? In realtà stanno facendo uno sforzo efficiente. Nell'eccellenza, in ogni campo, troverete sempre la massima efficienza. Prendetene spunto. Bene, Landoni, mi dica, che cos'è la concentrazione? Beh, la concentrazione è un concetto astratto, d'astrazione, tipo guru, con gambe incrociate. Ammazza che confusione che c'è su questi argomenti. Anch'io ho spesso trovato difficili questi concetti, ma come sempre la chiarezza sta nell'applicazione pratica. Che cos'è la concentrazione? Fondamentalmente è il contrario di distrazione. Vuol dire avere uno stato di calma mentale che ti consenta di focalizzarti su qualcosa. Ma su che cosa? Su quello che chiamiamo focus, che ci permette di entrare nel flow, o flusso creativo. Essere nel flow, o in the zone, è come gli psicologi definiscono quello stato in cui la mente è libera da pensieri inutili che si riferiscono al passato o al futuro, ma è concentrata solo sul focus di creare, che è sempre nel presente. Starete pensando, e mo sta foto che c'entra? L'ha messa per tirarsela sto scemo? Ma forse un'antichietta. Ma no, scherzo. L'ho messa col suo permesso, perché avendo la fortuna di sedermi accanto ad Alessio Allegrini, lo posso usare come esempio. Tutti noi lo conosciamo per la sua arte, per le sue magistrali interpretazioni di soli e di concerti, e per il suo suono dalla risonanza infinita. Ma vedendolo da vicino, ho potuto notare qualcosa che magari non salta all'occhio subito a tutti. La sua capacità di immaginazione e di concentrazione incredibile. Ogni volta che fa un concerto o un solo importante, è come se si estraniasse, come se non fosse lì accanto a te. Ed effettivamente è così. Lui in quel momento è in the zone. A questo punto mi direte, sì, ma quindi che cosa sarebbe il mio focus? Beh, di possibili focus ce ne sono tanti, ma ve ne dirò un paio di esemplari, mai sentiti prima. Cantare! Il canto mentale, come vi ho spiegato prima, è uno dei principali focus usati da tutti. Se sei impegnato a concepire il tuo miglior suono nota per nota, non avrai semplicemente spazio per far entrare pensieri ansiogeni o di qualsiasi altro genere che ti possano distrarre. E lo puoi fare non solo nota per nota, ma anche all'interno di ogni singola nota. Come la inizio? Come la sviluppo? Come la collego ad un'altra nota? Più il focus è dettagliato, più sarà difficile distrarsi. Un'altra cosa che può aiutare molto la concentrazione va addizionata al concepimento mentale del suono. E sono le suddivisioni ritmiche. Provate a fare un intero movimento di concerto senza mai staccarvi dalla suddivisione ritmica mentale in ottavi. Scommetto quello che volete che sarete molto più concentrati e in the flow, e che sarete anche molto più efficienti. Bene, con questo argomentino leggero ho concluso questo videino. Spero di avervi dato degli stimoli per poter stare in casa durante questo lockdown da coronavirus. E niente, se in futuro avrete bisogno di chiarimenti, sapete dove trovarmi.